cominciamo da un signore che è un fotografo della poesia, perché leggendo la sua poesia non abbiamo avuto davanti la sua città, o quasi, il poeta Enrico Del Gaudio, che preghiamo di accomodarsi, non dico in pedale, perché la sua presenza accademica, la sua poesia. Che posto è il mio? Dopo il secondo che viene? Non ti state chiamando i vostri. No, terzo, secondo, primo. Siete i due primi e non ho potuto fare a meno di assegnarvi questa valenza. Allora, di voce di Napoli, dai, via il microfono. Buonasera a tutti, onoratissimo di essere qui. Ringrazio l'esimia giuria che ha voluto premiare il mio testo, e non parlerei di classifica, che ha scelto la mia poesia per incasellarla in questa kermesse letteraria che raccoglie tra l'altro voci dialettali di diverse regioni italiane. Napoli, con un decreto UNESCO del 2014, è diventata la seconda, il napoletano è diventata la seconda lingua dopo l'italiano. Dunque, mi pregio di leggere qualche due righe, ma proprio due, per dare impulso alla lirica che sto qui a leggervi. Parliamo di Ferdinando Russo. Qualcuno di voi lo conoscerà. Ferdinando Russo è stato colui che ha scritto una delle più belle canzoni napoletane, Quando tramonto solo. La signora certamente la conoscerà. Ed è stato uno dei tre autori che ha tradotto la Divina Commedia in lingua napoletana insieme a Raffaele Curazzo e a Pasquale Ruocco, due grandi della letteratura partenopea. Questo grande, come dicevo prima, Ferdinando Russo, lasciò sulla sua scrivania, prima di passare a miglior vita, due versi. Questi due versi sono rimasti inascoltati per tanti anni, perché lui è morto nel lontano 1927, e questi due versi inascoltati, rimasti sulla scrivania, io sono andato a raccoglierli, e sono questi. Napoli ride dinda la luce sul, che le finestre aperte e due cenite. Mi sono piaciuti molto questi due versi. Dico, con la sfacciataggine che abbiamo noi napoletani, io ci voglio mettere le mani, voglio leggere nel pensiero di Ferdinando Russo, ma lui che cosa voleva dire? Napoli ride, vinta una luce in sole, chini finestre aperte e due genitori. Ne ho tirato fuori Napoli una volta. Napoli una volta. Napoli ride, vinta una luce in sole. Chi ne finestra aperta e duce nida. Per dindivic, o canto di figliolo, dinda una bagnarola schizza e fa a scuma dinde sengre di papiere. Spuruta una curata aspetto sola. S'accorci con, senza nombri scorn, la figliolella tenera d'età. Nuvuzza si avvicina a prima marina, mentre lo piscatore sta in cima, a nata che si aspetta a rezza chiede, e paprizza, si mette a cantare. Per mia zibia, i voci di riuni, o pur d'un mare che attira la carretta, e allora, e che frutte ogni stagione, o si mandare, ti faccio spaziare, voglio, tenga il mondo che ne fuoco
allonga la voce un rire mullunato. Pigliate con un numero con poca sabato e sera va faccia a chi? San Grifo, un riffaiolo capanà. Ride, ride che sta città si sente viva. A vita pulsa, stare a strillazzare, rendo tutto felice. E un tempo va. Un ride, tenghe c'è per zannavata. Fuce pazzare, all'altra parte vita. Due o tre figliole, tutte ingannaccate, a fianco bancarella di mannà. Generate, generate due soldi, signori. E a così, un lupanare, un uccellare, voce su voce, tanta disturbine. A Napoli una volta, che sto fa? Viva, viva per dire suoni tanta gente che sto ricordo. O te ne rindo ancora. Novicciariella, guarda, te ne mente. Dice, com'è cagnata sta città? Niente, e ciò con mai a gelosia. Ammiria, infamità, solo che questa c'è nuova mia salita, tutto è cagnato, non c'è stato fatto. Bravo! Grazie, gentile, grazie. Perché non faccio a tempo mandolina, perché la chitarra non si fa sentire, ma con magliaccia tutto c'è la mia, a tua cabeza chiagnere Cielo se ne trasaru la luce verdina per un nuovo sapere caso sempre di cielo. Grazie, grazie. Te voglio tanto bene, te voglio tanto bene, modo di zitto, 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 casa Luca gente che non sapeva niente, lo sentire. Grazie, grazie signora Zema. Dopo non la lettura ma l'interpretazione del napoletano della poesia, sentiamo la recensione del professore. È internazionale, sono le voci di Napoli, è Napoli che vive, che pulsa la sua ecco. Palpita. Bene, io dico che è stata una stupenda rappresentazione. Lei ha cantato, non ha recitato, ha cantato, perché Napoli è lingua, Napoli è cultura, Napoli è identità, è un popolo che non smette mai di stupire.
narrare non basta qui. Egli rappresenta, canta le tradizioni e la vita quotidiana di una società immutabile. Perché Napoli è così. Sembra che non abbia mai tempo. Il tempo è sospeso sempre per Napoli, nonostante il passare e il variare del tempo. La storia sociale e umana della gente napoletana sembra sospesa, come su una nube, diremmo parallela a quella reale, terrena, col suo fragore, le amenità e l'incantamento vissuti senza spaesamento, con l'identità che la contraddistingue. Napoli è Napoli. Forse non c'è città più identitaria di questa città. Tutto è descritto, è sentito dentro alla propria carne, e lei lo ha dimostrato, una rappresentazione quasi teatrale, viva. Sarà la voce o la risata aperta che schiocca e te ne rende parte, o la mimica teatrale per cui a ognuno è concesso lo spazio per cantare di sé, degli altri, del mondo, della sofferenza o della farsa di cui si connota la vita. La memoria del poeta si infila dovunque, tira le fila di esperienze o sogni dimenticati. Ora si appare, ora scheggia di luce un andito buio sotto un portico, o si getta in mezzo alla folla tumultuante in un abbraccio solidale o di ipocrita ambizione. Ne esce una rappresentazione circolare e a suo modo felice. L'uomo si inebria, correda il tempo dei suoi bisogni, delle attese, della immaginazione, della inventiva, purché egli viva. Poco importa che nulla cambi, la sua, quella di Napoli, è una rassegnazione attiva. Il napoletano è costui, e codesto, questo essere sempre vivente, sembra rassegnato e sempre vive, sempre cambia. Io sono un attore e regista teatrale. E si vede. Complimenti. Ho scritto uno spettacolo che ho rappresentato con 20 personaggi, dove c'è una miscellanea di tutte le figure tipiche partenopee, dove esce fuori o scupatore, o agnolo barbiere, o scugnuziel, e tutta questa miscellanea io l'ho racchiusa in uno spettacolo che ho portato un po' in giro per i paesi di Napoli, e che abbiamo avuto, maledico, un successo enorme, dove io facevo il regista e facevo una piccolissima parte all'interno di questo spettacolo. Ecco perché mi fa piacere che voi avete colto l'essenza stessa innanzitutto della poesia, ma l'armonia della parlata partenopea, perché poi io insieme con Gaetano Catalano e Anna Maria Deodato, di cui mi onoro di essere loro amico, giro un poco per tutti questi premi letterari, sono solo 50 anni che giro e quindi conosco bene. Sì. Allora, e tutte le volte che mi reco a recitare questa poesia non c'è mai bisogno della traduzione, mai. La capisco, ho vinto il primo posto con questa lirica a Barcellona, Pozzo di Coppo,
Quando sono stato lì a leggere questa poesia, tutti hanno letto, tanto che poi tutti sono alzati in piedi, proprio per dare impulso a questa parlata partenopea che ritengo sia universale, unica. Grazie, siete state molto gentili e calorosi con la mia modesta persona. Se mi volesse bene, veramente, non mi faccio ci spingo, niente gente, non mi mette sa mano in tasca, non mi mette sa gira da testa, non mi scrive se con un piezzo e cesse, a regola di regola. Cicci, si spesso. O Maritta che ti chiama? Enrico. Enrico, si spesso. La ponte, 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 nemmeno parla. Bene, mi viene spontaneo aggiungere che il poeta Enrico, oltre a tutte quelle cose che sono state dette, anche il poeta del Gaudio ci ha dato una bella serata. Bravo, bravo, bravo. Non solo di nome, ma anche di fatto. Io sono stato premiato al premio di Gaetano Catalano ad Ardore, lui mi ha onorato di darmi il premio alla carriera, e io ho portato questa poesia al suo premio, che è stato come questo un bellissimo evento, e la cosa mi ha molto molto onorato. Come mi onoro stasera di essere tra voi, io la ringraziata, lei è veramente stata molto buono con la mia modesta persona. Stia qua presidente, vorremmo la sua presenza, ma mettiamoci insieme alla giuria, però ci mettiamo insieme alla giuria, ci mettiamo insieme alla giuria, non voglio se fa le 10 girare di nome, così la scegliamo di nuovo. Volete fare la foto con me? Rimanete tutti qua, forza, giuria. Così rimaniamo qua, così. No, la giuria stessa. Prendici tutte, poi prendi. Noi siamo dei comprimari. Grazie, grazie, onorato, onorato della vostra. Grazie, grazie, grazie. Grazie professore, grazie. Bene, grazie. Per forma, grazie. Ci vediamo pronto. Adesso abbiamo un altro grande poeta, un poeta di origini reggine che 18 anni fa si è trasferito per regioni di vicinanza alla figlia a Fabriano e quel di Ancona, cioè è stato estirpato dalla Calabria per andare lì. Il poeta La Cava venne per la prima volta qui da noi al nostro premio 21 anni fa, cioè i primi anni, siamo al 24esimo, i primi anni, e da allora ha spesso partecipato al nostro premio, molte volte non è riuscito a venire, ma questa volta ha voluto venire, è voluto venire, perché è partito ieri mattina alle 7 e è arrivato ieri sera alle 9.17 a Pova Marina, un giorno di viaggio per fare un po' di più di mezza Italia, e ci ha portato una sua inventiva che ha il titolo D'Angelo Cullata, che si occuperà della relazione, e la signora Marra Boni. Ascoltatelo con attenzione, che è tutto un programma di coppia, tra l'altro. Non bevi. Abbiamo avuto un incidente di percorso con gli occhiali che si sono rotti e quindi il vetro non ci sta. Io sarò breve, non come l'attore, produttore, regista, sceneggiatore. Umilmente venga. Il poeta
poeta del Gario era attore, ma lui è un pittore, quella pennellata che adesso ci deve vedere. Leggi che quando è ora che moriamo, noi diventiamo angeli con altri. Dato che voi o non voi, ormai ci siamo, fiori con me moglie, che si sciamo. Per me ci pensi, è un angioletto, però con alla sola, sai che penso? Con alla sola sogno, solo sogno, mezzo cielo. Non sono quello angelo, sono mezzo. Dice però, scusate, se ne ammazziamo, e amprando tua ala e io la mia, noi diventiamo angeli e volano. Volano, e ci pensi, che pazzia. Volano, li chiamiamo sopra i spiriti. Volano e adriati, topriati. Ci pensi, dove piampi i domasciti, e vuole tanto che te manco già. Per me, ti aspetto. Ti aspetto quando muoio, aspetto da sopra, rallento piano piano. Poi, sotto il sole, noi con l'aria d'oro, sfarfalliando da te ne mamma. E io ti aspetto pure fra cent'anni, ti giuro che ti aspetto, di scialano. Riremo finalmente senza appagno, così rivendo in cielo nulla. Consentitemi una breve premessa, posso Elio? Io ho conosciuto il signor Paolo La Cava negli anni 90 a Bruzzano, quando io organizzavo dei concorsi di poesia in lingua e in vernacolo. Lui è stato tante volte tra i premiati, ciò vuol dire se qua stasera che non soltanto il regista Enrico gira per le piazze per i concorsi nazionali, ma anche il signor Paolo La Cava. Tanta perseveranza e costanza e amore per la poesia alla fine paga. Vuol dire che il tempo passa, ma l'amore per la poesia e per la vera musa della nostra vita non passa mai. Continua a resistere anche con i capelli bianchi. Complimenti al signor Paolo La Cava perché ha scritto una bella poesia degna di essere premiata. Poesia dal tema delicato, con tanto cuore, ma anche con tanta razionalità. Il centro tematico di essa, infatti, è rappresentato da un grande amore coniugale che varca i confini della vita estendendosi nell'oltretomba. La credenza secondo cui l'uomo, dopo la morte, si trasformi in angelo con una sola ala porta il protagonista della presente lirica a delle considerazioni sorprendenti, dettate dal desiderio di avere accanto a sé, anche da morto, la moglie, l'amata Carmela. Entusiasta dell'idea di metamorfosi che andrà a subire, varcata l'altra sponda, l'uomo esterna la sua ritrosia nell'essere dotato tuttavia di una sola ala, di essere quindi soltanto un mezzo uccello. Carmela, in vita, è stata la sua devota metà. Perché dunque non deve esserla ancora da morti ed assumere in due con la sua ala il completo aspetto di angelo? È una bella proposta ed un'allettante soluzione al problema che lo assilla. L'ala di lui e quella di lei saranno un solo corpo, etereo e spirituale naturalmente, liberi di volare su prestiti, iadiati e topriati, fin quando loro non manco già. Ritorneranno bambini fra le nuvole, nel mondo dei sogni, dei fanciullini di pascoliana memoria, per i quali volare nell'immensità dell'azzurro è il massimo delle aspirazioni. L'uomo, prossimo alla fine, dato che voi o non voi ormai ci siamo, affronterà più serenamente la morte, sorretto dal pensiero che da sopra, lassù, lui aspetterà la sua Carmela, pure fra cent'anni, dove, quando sarà il Dio vorrà,
finalmente, senza affanno e rendo e sfarfelliando, si terranno per mano per l'eternità. Allora, saluto a tutti, do gli auguri a tutti quanti e termino dedicando a questo signore, grande signore, la canzone della nostra terra, su sua richiesta, Calabria mia, accompagnata dal maestro. Io prego notte e giorno lo Signore, che a tutti i figli tuoi hanno tornare, lo sanno che tu sei malato cuore, lo sanno che così non puoi campare. Calabria mia, meglio figli sin di fora, mi fa fortuna cagandino pere, e tu restasti in tasti quattro mura. Calabria mia, Calabria mia, che si secca come uno di sumari, e rimani non solo gli addesciuri, lo nostro gatto va a finire a mare. Calabria mia, c'è mia, Calabria mia, c'è sto cuore di nostalgia, c'è mia, Calabria mia. Auguri a tutti e complimenti a tutti, purtroppo devo andare, non posso aspettare. Non se la cava con fuoco. Buonasera a tutti, buonasera. Pace e tanti auguri a tutti. Pure a te. Grazie, un piacere di averti conosciuto. Un altro piacere è mio. Vieni qua che ti do un bacio. Vieni. Pure io a te, Diego. Non lontano. No. Come sei brava, complimenti. Tu, passiamo adesso alla sezione Italia, lingua italiana. Allora chiediamo alla poetessa Anna Maria Deodato di venire da queste parti, ha presentato la poesia Lacrime, l'ha recensita la professoressa Nicita. Facciamo le foto. Prego. Buonasera a tutti. Questa poesia, grazie, dal titolo Lacrime, è dedicata ai bambini di Ruth
città di Siria. Guarda quel bambino, lacrime incollate al viso come la resina al tronco, occhi che hanno visto morte, pelle vuota dalle carenze promesse e mute speranze chiuse nelle mani. Il suo grido è come un bufo che labbra di marmo formano per rompere il silenzio dei ciechi e dei sordi all'ignobile violenza. Ora tacciono i santi sull'altare e stridono le brame sospese tra sangue e fango su sogni svuotati di fiabe e attese di madri scaldate da vuoti. Cosa importa a quei falsi cantori dei lamenti sulle culle vuote? Erano dolci le nenie sulle bocche nei giorni incantati quando il cielo sfavillava di aquiloni colorati. Guarda quel bambino, guardalo ora mentre dona la sua anima al cielo e tuona e si illumina con atroci artigli. Non chiedere a quel bambino di parlare, guarda la sua lingua per vedere dove sono impigliate le parole, colme di desideri e di dolore, preghiere ferme, col verso tra le labbra, sfuggite senza meta come una chimera. Quel bambino aspetta un angelo che culli quei sogni suoi celati tra le stelle, fuori dal buio, lì dove il cuore si svela, tra le carezze del vento che spande, nel dolce sentiero si sfaterà ogni ieri, troverà la pace e finalmente la parola. Grazie. La poesia si presenta con versi sciolti, uno stile elegante, colto, ricco di aggettivazioni, di allitterazioni dal suono ora dolce come le carezze della mamma o i sogni e i desideri di un bambino, ora aspro come l'orrore degli ordigni esplosi, come la solitudine dei deboli. Essa è un'invita alla meditazione sull'inferno di Buddha in Siria. Già il titolo, Lacrime, immette in un'atmosfera cupa, in un contenuto altamente morale che riporta il poeta a quella funzione sociale che secondo me è la più alta delle sue missioni. È pronta l'umanità ad accogliere un messaggio accorato che consegna verità terribili, a me non sembra, se prevale ancora oggi la logica del forte sul debole, dell'uomo che vive in pace su chi vive in guerra, o quella del fratello aguzzino, o quello dell'indifferenza sulla pietà. Le prime parole, guarda quel bambino, dovrebbero aprire il nostro cuore all'innocenza, alla protezione, alla tenerezza, al bacio e alla nenia di una mamma, ma disegnano l'immagine spaurita di quel bimbo della Siria con le lacrime incollate al viso come resina su un tronco di un albero, con la pelle avvizzita non rinvigorita dalle carenze. Il suo grido purtroppo non si trasforma in eco che rompe il marmo del silenzio di chi non vuole ascoltare e di chi risponde con l'arma terribile dell'indifferenza. Il bambino della Siria o del Medio Oriente in genere non passa più il suo tempo a preparare aquiloni colorati, e di cui lo scrittore africano Khaled Hosseini ha ben raccontato nel romanzo Il cacciatore di aquiloni. Non c'è festa o gara a cui partecipare e correre come il vento tra i vicoli. Ora il soffio di vento è quello creato dall'esplosione degli ordigni che tuonano ed illuminano il cielo. Il bambino non ha parole, il suo grido è un lamento di agnello sacrificato, metafora che richiama il poeta Quasimodo quando invita a guardare cosa rimane di Milano bombardata nel 1943. Le parole del bambino, colmo di desideri e di sogni, si impigliano tra le labbra o fuggono come chimera nel vuoto. Solo quando sarà cullato dagli angeli tra le stelle, il bambino troverà la pace
e potrà gridare parole mai dette perché soffocate dal terrore. La poesia è un grido di sofferenza, di condanna, rivolta all'umanità, cieca e sorda, chiusa nella propria ipocrisia, che sa e vede gli orrori della guerra e dell'ignobile violenza, ma lascia che il dramma si consumi senza interrogare le coscienze. La storia ci insegna che gli eccidi del passato passano come acqua sotto i ponti e l'indifferenza si è insinuata nel cuore, lasciandoci caini come sempre. Adesso di Francesco Palermo, viene da Tor Chiarolo Brindisi con Viaggio, si fa per dire. Viaggi, calpestai i giorni e anni di corsa contro vento, cercando cieli più chiari tra le coscienze corrose di vecchie comari aduse a ruminare sogni strozzati. Fuggirono serpi tra i sassi del mio andare, ma piansero anche fiori, schiacciati dalle mie scarpe di fango. Nelle mie partenze senza bracci, vidi treni imbarcare e scaricare volti e storie, sorrisi e tragedie, che non smettono di lottare fuori e dentro di me. Domani non avrò abbastanza giorni né orme sotto i miei piedi. Canterò memorie e piangerò ricordi tra le assenze ammassate dagli anni, ma cercherò di nuovo ragioni per volare a cavallo di rondini di carta, mai incerto se restare o partire. Viviamo per dire addio una volta ancora. Se è vero che l'esegesi, l'interpretazione di un testo, di una lirica, è un'arte, la nostra funzione, intendo di commentatori, è quella di essere creativi, di creare sulla creazione, sulla più sublime delle creazioni, la poesia appunto, di poetare sulla poesia, ovvero di condurre fuori, guidare il contenuto e sviluppare l'ispirazione attraverso un incontro di pensiero e soprattutto di cuore tra chi scrive e chi legge. Scoprendo pensieri nuovi che nascono proprio da tale incontro, da questa compenetrazione. Senza questo viaggio in un noi, appunto intendo per noi lo scrittore e il lettore, isole di significato rimarrebbero inesplorate. In questo caso c'è un terzo che si è frapposto. I versi di Pessoa mi hanno guidata nell'interpretazione, spero creativa, di questa toccante lirica. Così scrive Pessoa: desidero partire, non verso le Indie impossibili, o verso le grandi isole a sud di tutto, ma verso un luogo qualsiasi, villaggio o eremo, che possegga la virtù di non essere questo luogo. Non voglio più vedere questi volti, queste abitudini e questi giorni. Il desiderio di partire verso volti, abitudini, giorni nuovi, cieli più chiari che non strozzino più i sogni, come le vecchie comari aduse, sono le parole
dello scrittore pervade profondamente la lirica, ma è un viaggio controvento quello del poeta, che pur di viaggiare, o scappare forse, schiaccia serpi con le scarpe di fango, senza però risparmiare fiori, che rimangono calpestati dall'irruenza, dal bisogno urgente, di urgenza esistenziale, che non discerne tra bene e male, tra odiato e amato o desiderato. Il bisogno di viaggio riduce tutto in un ammasso indistinto, ormai, pur di fuggire, una privazione del bello, del sentimentale, del poetico, che pur cerca il poeta, per tentare una salvezza verso un altro luogo, che forse rimane solo un doloroso tentativo, che rimanda sempre alla partenza, una partenza quasi anaffettiva, senza abbracci, fatta di assenze e di ricordi. Non arriva il poeta, è sempre in viaggio, oserei dire sempre al nastro di partenza, il nastro della vita intendo, con una valigia pesante e con un nodo troppo stretto di cui mai si libera e gli impedisce il respiro e l'arrivo. La costruzione dei versi appare lineare, di un andamento sintattico ordinato, ma che non si abbraccia mai, anche la parola rimane sempre ad un passo dalla parola successiva, come se anche esse fossero in viaggio. È una scelta linguistica che addirittura sembra scappi dalle parole belle e cada nella trappola di una semantica rovinosa e di poca speranza. Calpestai, sogni strozzati, serpi, piansero, schiacciati, tragedie, assenze ammassate. Sì, il poeta ammassa parole dure e ne rimane lui stesso vittima, schiacciato dal suo stesso peso. Solo negli ultimi versi egli costruisce parole nuove e rondini di carta, bellissima iconografia. Ma è fragile il volo e il viaggio, che parte sempre da un addio, che non lo assolve, non lo libera. Qui interviene la mia esperienza in questo confronto tra appunto scrittore e lettore. Penso ai miei viaggi stanziali. Paradossalmente appare che il fermarsi possa costituire più un movimento del movimento stesso, o magari farti arrivare prima verso il luogo che ti pacifica con te stesso, o verso una luce che il poeta sembra non trovare. Infatti usa parole dove la luce penetra attraverso un velo, il velo di Maya, che lo copre e gli impedisce la vista dall'essenza dell'esistenza. Parole dove vi è solo notte e domande senza risposta. Mi ritornano in mente le parole di Isaia. Il profeta ritrae in una notte silenziosa e tiepida una vedetta, la vedetta di Isaia, un guardiano che sembra stia vegliando sulle mura di una città. Non si sa da quanto tempo è lì, forse da secoli o forse da pochissimo. Aspetta che una voce umana, rabbiosa o animata dalla fede, sussurri la domanda: sentinella, a che punto è la notte? La voce della sentinella pare espandersi con un'eco infinita, quasi fosse la voce stessa di Dio. Alla notte segue sempre il mattino. Ma io veglio sempre, perciò insistete, ridomandate, tornate ancora, ogni volta che lo vorrete, non vi stancate. Isaia fa capire che quella domanda rimarrà senza risposta, anzi, che la risposta sta proprio nel continuare a sentire quella voce che chiede incessante: a che punto è la notte? Fino a quando domanda e risposta diventeranno tutt'uno. Ecco, la descrizione del viaggio, appunto fa attraverso questi versi, credo sia proprio l'iconografia perfetta a rappresentare l'incessante domanda sull'esistenza, che non raggiunge mai la meta della risposta. Ecco perché il poeta è sempre in viaggio, fino a quando viaggio e meta corrisponderanno, o forse fino a quando non si fermerà. Per questa profondità di pensiero e la capacità di rappresentarlo in versi, la giuria ha assegnato il primo posto, giusto? Primo posto, perché non ci dice mai se il primo o il secondo. No, il secondo posto, non c'è cioè non... Complimenti a voi. Thank you.
Presidente, ma tu i premi li devi dire che cosa posto hanno fatto. Ci rimane nel dubbio. Lo diremo dopo. Ho vinto il primo, ha detto che sono prima. Se non lo dici, la gente non sa nulla. Siamo tutti. Purtroppo è un onore essere con te, amico mio. E allora normalmente si preme il terzo, il secondo e il primo. Se i primi sono due, non vuol dire che sono ex zero. Quindi appunto la matematica non è un'opinione, non è poesia. Allora, chiamiamo ora il professore Scialappa, che si deve occupare del mio paese, di Vincenzo Farina, e chiamiamo anche il poeta Vincenzo Farina. Io ho dedicato questa poesia al mio paese, che si chiama Dasa. Come? Dasa. È un piccolo borgo del deserto Vibonese. Ed è infatti è un termine greco che significa. Vibovalenza. Questo fa, questa circostanza. Poi anche ascoltando i versi del poeta Borello, ho ritrovato molte parole del mio dialetto. A conferma, ove mai ce ne fosse bisogno, delle comuni radici greche della cultura e della civiltà della Calabria, almeno della Calabria ulteriore, se no. Allora, il mio paese. Il mio paese è là, dove il Petriano scava ancora il suo solco, scendendo piano dalle sorgenti della nostra storia, e lambisce cantando, ora quieto, le case e le chiuse e gli orti, ancora rigogliosi, orgoglio di mani incallite e di schiene spezzate. Il mio paese è là dove la croce di pietra serge ancora discreta, ultimo sacro vestigio di un borgo senza altre memorie. Il mio paese è dove riposano i morti, che ancora mi guardano muti, che ora mi guardano muti, per ricordarmi chi sono, e là troverò la mia pace e sarò terra della mia terra. Grazie alla giuria. Non c'è poeta che non abbia scritto, non abbia pensato al mio paese, che c'è sempre un innamoramento che non finisce mai, un incantamento che ci prende dentro le viscere, dentro la mente. Chi non ricorda i grandi classici, in modo particolare Pascoli, Carducci, ma anche Marco lo stesso D'Annunzio, Montale. È naturale che questo avvenga, specialmente quando si ritorna nel paese dopo tanti anni, si va lontano, e poi si rientra, e allora si sente il fiato, la voce, le atmosfere, che si sono perdute per un attimo, e poi si richiamano, si evocano, perché quelle atmosfere sono le nostre, che sembra che abbiamo perduto, ma che sono dentro di noi e ci interrogano, ci interpellano costantemente. Questa poesia mi è piaciuta fin dall'inizio, forse è stata una delle prime che ho letto. E poi, come al solito succede, si mettono da parte per rivedere le altre, ma c'è qualcosa che poi ci prende per un attimo, la si riprende, la si porta in cima, la si guarda. Che cosa c'è che mi ha preso di questa poesia? Intanto tre elementi che in un certo senso sono costitutivi della nostra vita. I
del richiamo, l'evocazione, la memoria, il cuore, il Petriano, immagino che sia un fiume. Per quanto io abbia ricercato su internet Petriano, in questa zona dove lei vive, non l'ho trovato in un certo senso. Però lo chiedo a lei. L'influenza del mare Potolo che poi. Perfetto, perfetto. E quindi il Petriano, e lo dice: il mio paese è il mio Petriano, no? Poi dice: il mio paese è la croce di pietra. E ancora, il mio paese è dove riposano i morti. Non sono elementi di poco conto, sono colonne portanti della nostra esistenza. Il fiume, di solito i fiumi sono i paesi, poi i paesi sono i fiumi. E così la croce è il richiamo alla sacralità della vita, alla religione, e i morti sono coloro che ci hanno preceduti e che ci hanno consentito, ci hanno testimoniato l'esistenza, e che sono stati loro ad essere, a darci un'esistenza, ma a darci anche cultura, impegno. Questa è la recensione. Il mio paese. Sono l'acqua del fiume che si interra, la croce di pietra, i nostri morti, i segni che interrogano e intercettano la vita di ogni uomo, ne segnano il cammino e costituiscono le tappe simboliche di ciò che intendiamo essere. È il paese di cui parla il poeta, parte non poca di noi. Rappresenta il contesto ineludibile di ogni esperienza umana, conserva i sogni, disegna il contorno sociale, rafforza le tradizioni, alimenta passioni ed affetti, intriga cronaca e storia, lingua e dialetto. Si avverte nel verso il canto piano dell'anima e si fa sentimento di case, di orti, di acqua del pietrano come un lavacro e una benedizione, e la croce di pietra che abbraccia la religione dei padri, e il cimitero che accoglie i morti e li tiene vivi per fare vivere i vivi come umanità, capace di amare e di avere sensibilità eterna. È un canto universale il verso, è sereno l'atto creativo. Fintanto che la terra respirerà quei valori, agli uomini la speranza non sarà vana, si presenterà invece come elemento di verità e di intimo godimento. Dal punto di vista compositivo, la poesia si avvale dei principi narrativi dell'armonia e dell'ordine, capace di imprimere indelebilmente la propria presenza nelle cose, da cui nasce un tonificante anelito di mistero. Il mio paese mi sta accanto e io ne sono parte integrante. Storie globali di passione e di affetto e si cercano. E slegarsi non sanno. Perché non posso? Non possiamo slegarci dall'affetto caro della nostra terra. Mai! Si intitola Di là dal muro.
Sì, se è il primo, non può essere terzo. Siamo già al primo. La recensione è stata curata dalla professoressa Caterina Licita. Prego. E la poetessa dove si trova? Se non la chiami. Non è stata chiamata. Daniela Ferrara. Troppo emozionata. Adesso vi dico che le tre recensioni che ha fatto la professoressa Licita le abbiamo fatte con una tecnologia che funziona all'80%. Test to speech. Le parla al cellulare e quello registra, però errori ce ne sono messi, ce ne capitano tanti, poi bisogna correggere, qualcuno sfugge, per cui anche alla poetessa manderemo per email la recensione corretta, non vogliamo fare brutta figura. La poesia non ce l'ha, non ce l'ha. Il microfono è questo, la poesia non ce l'ha. Ce l'ha, ma che la poesia? Allora, la poesia è di là dal muro, deve essere una delle ultime qua. Ecco qui, di là del muro, scritto in caratteri cubitali come piace alla poetessa, così non fa fatica. La poetessa Daniela Ferrara non è nuova da queste parti. Visto l'anno scorso con il secondo premio. Sì. Sì. Voi. E sono contenta che questa poesia apra il mio quarto libro, in cui, abbandonando l'amore, trattando degli altri libri, tratto delle tematiche, delle problematiche del mondo odierno, e si apre proprio con Di là dal muro. Allontana un po' il microfono. A 10 centimetri non ti manca. Prova? Fermare l'ora sugli spigoli crudi di un altro giorno ingiallito. Di là dal muro, oltre la valle, dove le aquile aggrediscono le nuvole e le messi maturano, dolci di vita, dentro il rossore di un giorno innocente. E il vento è nelle mie mani, e il vento ha ali di farfalla. Di là dal muro, oltre la valle, oltre i portali di polvere di questo giorno ingiallito, i vivi maturano tra voli d'aquile e il giallo del grano turco. E le mie mani si fanno innocenti, e l'innocenza ali di farfalla. Ma già ritorna il tempo, ed è quel radio uccello che strombazzando si ingoffa sul ramo nudo di un albero. Grazie. Abbiamo finito. Allora, la poesia ha una caratteristica che conferisce alla lettura un particolare suono, a volte aspro, altre dolce, chiaro, vivace. Le figure semantiche esprimono concetti complessi e suscitano emozione a chi ascolta per la diversa associazione delle immagini del paesaggio, paesaggio che è la patria dell'anima. Si avverte nell'autore il desiderio di andare con l'immaginazione al di là del muro e fermare il tempo sugli spigoli crudi di un giorno che muore. Andare oltre la valle, verso il cielo aggredito da aquile o verso la terra con le sue messe maturate al sole. Ed ancora avere voglia di afferrare il vento leggero come le ali di una farfalla con mani innocenti. E l'innocenza che ha poi ali di farfalla. Il paesaggio descritto in pochi versi è di una bellezza rara, bellezza che il critico Emilio Cecchi invita ad esaltare sempre, perché essa restituisce infiniti riflessi di colori e magia che incantano. A contatto con una natura assolata, calda, dove le messi maturano e il grano turco è giallo, sembra che si plachi la disarmonia del soggetto e gli spettacoli da contemplare offrono immagini di vita operosa ed armonica. Questo sguardo ricreativo però nell'ultimo verso è offuscato e subentra una rassegnazione racchiusa nelle parole, ma il tempo ritorna, quasi preludio alla realtà, raffigurata da un erratico uccello che si ingoffa
sul ramo lungo di un albero e che in maniera preponderante distoglie dalla serenità e mette in una meditazione sospesa sul tempo. E cos'è il tempo? È il cogliere il tempo fugito di Virgilio, il suo scorrere e precipitarsi, l'ansia di quello ladro, tessitore di Berson, o quello che è sospensione dell'accadere di Pavese, ancora quello opportuno, preciso punto del presente in cui si innesta l'eterno di Alda Merini? Non saprei dare una definitiva risposta, come non la dà l'autore. Ognuno di noi può immaginare quello che vuole. Sant'Agostino dichiarava: e se nessuno lo interrogava, sapeva cosa fosse il tempo. Ma se avesse voluto spiegarlo a chi interrogava, non avrebbe mai trovato la risposta. Seguo in italiano alla poetessa Daniela Ferrara, lo faremo insieme alla relatrice e ho invitato la presidente di un collega di un altro premio di Montebello che è nel centro del liceo classico a fare questa premiazione insieme a noi. Prego. Grazie, non sapevo di dover consegnare un premio questa sera, io sono venuta perché sono stata invitata, mi hanno pescato lì e mi hanno chiamato a sorpresa a dare questo premio. È una cosa che mi fa piacere perché Daniela Ferrara la conosco da tempi al liceo, è una delle partecipanti anche al mio premio letterario, sono diversi anni che partecipa sempre con ottimi risultati, quindi non poteva essere occasione migliore questa. E ringrazio il professore Cotroverni che mi ha messo nella condizione di poter fare questo. Ringrazio Daniela anche per la sua presenza, per la sua partecipazione sempre gradita. Grazie. Conosciamo in due perché praticamente è messo. Bene. Ma questa qui io me la prendo, quella è l'amore. Bene, vi ringraziamo per essere venuti, per la pazienza con la quale ci avete ascoltato. Sono passate solo 2 ore, qualcosa dalle 5, quindi poi c'è stato un intrattenimento musicale che ha preceduto. E quindi grazie a tutti, grazie ai poeti, alla qualità del loro lavoro. Si conclude così il 24esimo premio di poesia di Città di Coma Marina e il primo premio al ricordo dei carissimi amici e intellettuali, professori Filippo Violi e Domenico Fiorenzi. Arrivederci. Noi non siamo nella Lega ma siamo legati al territorio, se la gente chiede prego, c'è un intrattenimento del Gaudio, 2 minuti vi faccio sentire De Filippo e Di Giacomo, 2 grandi, 2 pilastri della lingua napoletana. Vi accomodate? Come si chiama questo signore? Signor Salvatore? Vuole sentire di De Filippo? Edoardo De Filippo, forse a mio modesto parere, è il più grande della lingua napoletana del teatro partenopeo. Arrivato alla soglia degli Anta, non diciamo quanto, si è rispassionato la sopportabile, la sopportava giù, si è rispucciato di sopportarla e non la sopportava più, perché lui era convinto
di voler cambiare la moglie, e la moglie era convinta di voler cambiare lui. E lui scrisse, per parafrasare un vecchio detto napoletano, tu sei nato donna e sono nato quadro, e scrisse che già fa, rivolgendosi alla moglie: prof, e tu ti distrai, allora che già fa. Siamo? Chi nasce quadro dice ovunque antico tu non può morire, moro quadrato. E me con tutte le sono banate ci tutti e faccio con dei tutti. Chi la paga parla se ne c'è per tuo tipo e l'acqua costa tutto. Ma non accatta sapone parla, che fa? Se la saponetta si consumi o punta e campatonna non ti sono, ti tengo come si quadrate e boni, sono grato una caccia fa. E questo era Edoardo De Filippo. Mentre invece, giusto un'altra cosa, solo di Salvatore Di Giacomo, che era il professore della lingua napoletana, lo ha insegnato alla Partenope a Napoli, scrisse una lettera alla sua fidanzata. E la struppiavano poco, cioè la combinò in una maniera diversa, schiaffeggiando il verso napoletano, e scrisse lettera amorosa. Immaginate Giulietta e Romeo, Romeo che sta giù, lei che sta sulla balaustra del suo balcone, e lui che da sotto gli fa la serenata e gli dice: ma voglio fare una lettera all'inglese, che ne termine scima te cianciuse e la già combinata andazza cosa casa andazza a mano con un mese. Quindi ci voglio mettere tre cose: un sospiro, una lacrima e una rosa, e attorno alla millocca chiusa ci voglio dare una sessantina di vasa. Tanto capita di che bella cosa, sto innamorato mio quando è precisa, mentre io mi firmo con gli ostri odiosi, il vostro schiavottino Antonio Riso. Grazie per la pazienza, grazie.